Brigati Blu. Stiamo iniziando? Sì, iniziano. Entrambi rossi perché abbiamo magari cambiassi i nomi sarebbe anche meglio. Sono entrambi rossi perché tutti e tre abbiamo deciso di usare un colore rosso per onorare la Puglia. Se ne vediamo se sbaglierà la combo. Sì, di nuovo sbaglia la combo. Non so se sbaglia il secondo nero, lo potrei mettere troppo presto. Però questa combo sbagliata mi costa non solo danni, ma anche il finito del bot. Sbaglia ancora? Piere 1 e Shibai. Mentre Piere 1 e Terumi che al momento sta parando. Sta parando di tutto, tutto però parabile. Ha già meno di metà vita. Attenzione! Wow, combo da quale distanza? Cercava la super, ha cercato di farlo avvicinare cancellando il. No, ha fatto finire lì la partita, invece Terumi ha una chance. Cerca la combo di P. Cerca il fancy. Molto, molto, molto tanto. Oh. Molto bello questo passo cancellando il primo hit del 5C. Trollando totalmente Johnny. Ma Johnny. Oh, si inizia con forse 4K. No, whiffa! Da quei 2B partono 4K tantissimi. Vediamo che invece adesso è Johnny che ha preso in mano la partita dopo che Shinpai ha droppato la combo. Subito parte il combo classica all'angolo caricandosi quasi 100 metri. Infatti adesso può fare così sgrave. Infatti parte subito con una super per aumentare i danni della combo. Forse addirittura potrebbe chiuderla. No, cerca di set all'americana e lo trova. Ma attenzione, non si è tenuto il verso per il match dopo, cosa che avrei fatto io, ma l'ha buscato. Ormai a quel punto era. A quel punto era abbastanza andato, ci ha provato. Non condivido la scelta, ma ci ha provato. Non mi piace il burst, dai. Rispetto lo più della scelta. Attenzione, 5B, cattivissimo, che porta all'angolo, con testaggio ovviamente. Perché se non c'è testaggio non c'è tempo. Oh, brutta rotolata in avanti. Ancora combo con il Senga. Oh, attenzione, prende con la punta del 6D che le fa mettere due, prendendo molto di più rispetto a. Se non l'avesse fatto, tanto. Attenzione, combo da parte di. Ah, sbaglia. Era troppo vicino. Sta droppando molta roba, peccato. Vediamo, attenzione, sbaglia la combo della vittoria, ma si fa pegare dal 6D. E Johnny si porta a casa il primo match. Siamo 1-0. Dopo un inizio un po' sofferente, mentre dipendeva lo zoning selvaggio da parte di Shippai, è riuscito a ribaltare la situazione, si è portato a casa il match. Vediamo adesso cosa succederà. Ricordiamo che i due si conoscono come le loro tasche. Infatti praticamente ogni volta che ci vediamo non facciamo che giocare. Quindi c'è molto rispetto e molto ok, so cosa farai, unirò, ma da entrambe le parti. Vediamo, attenzione, infatti subito sa quando scappare dal mix. Oh, li punisce il. Wow, è molto difficile punire quel 1-4D. Command grab che la usa solo una volta tipo ogni tipo best of 3. Perché così è sicuro che non gliela puniscono. Me lo dice sempre, però solo per rubare. E quindi. Sembra un approccio onesto. Chiude il round. Beh, sta convincendo molto in questo match Shippai. Sì, assolutamente. Oh, parte subito così di ma sbaglia la combo. No, Shippai, scusa Johnny, divertito. Shippai. Ah, no, non mi sono accorto con questo. C'è il combo da crouch che gli permette di combare il 6D. Il 6B, scusate. Attenzione, guess ed era un basso. Il problema qual è? Che dal basso non combo, mentre dall'alto sì. Quindi alla fine. Quindi è alla molto fine meglio pararsi alto. Alto, esatto. Perché al massimo basso prendi il danno della quel combo. Quel danno è basso. Dopo la combo è un casino. Si riprende il meter, eccetera. Vediamo se riesce a chiudere la partita del relativo round. Sì. E Salvatore si aggiudica la loser final contro lo sconfitto tra me e Dragon Orc. Loser final, adesso sì, abbiamo la winner adesso final.